E ciao a tutti ragazzi, oggi io sono sempre XRighi01 e oggi siamo al 20° episodio di Pokémon Smeraldo e andiamo subito, ragazzuoli! Allora ragazzuoli, siamo rimasti qua che dovevamo fare... Ciao, sono Anna, oggi sono con la mia compagna più giovane Ida. Mi piace prendermi cura di Ida e dei Pokémon, sono così carini. Mi piacerebbe prendermi cura di loro come se ci fosse un legame di sangue. Oh, ciao Ida, comprate i panini. I panini! Oh no, non ti tratto come il mio schiavetto personale, devi comprare il pane come punizione perché hai perso. Non ti tratterai mai come uno schiavetto, Ida. Tengo troppo a te, devo andare, è ora di farmi merenda. Buona merenda, zio Pera. Ok, qua abbiamo i nostri bellissimi compagni che sono fortissimi. Allora, io direi di... Mi ricordo, ragazzi, dobbiamo andare qui. Che dobbiamo sfidare il Team Idro, ragazzi, vero? Che era qui sopra, vero? Perché il Team Magma l'abbiamo sconfitto. Cosa? Vuoi entrare nel Team Idro? Il nostro capo non c'è, è andato a sgraffignare un sottomarino. Dove? Ah, credi di venga a spifferare un'informazione così importante? Ok, non è qua allora, ragazzi. Allora, ragazzi, mi ricordo ora. Non era qui perché ci ha detto loro, ovviamente, che sta da qualche parte con una nave, quindi dovrebbe essere... Dovrebbe essere, ragazzuoli. Ah, ma chi è che c'ha Anna? Porto Selcepoli, tipo? Dov'è il Porto Selcepoli? Eccolo. Dovrebbe essere qua, ragazzi, vero? Comunque, ditemi nei commenti se vi sta piacendo il tutto, ragazzuoli. No, dovrebbe essere. No, ancora più sotto, mi sa. No. Dov'era, ragazzi, zio Pera? Non anche se non mi piace sta B. Eccolo! Eccolo qua. Capperemo, guardi qui, ho un sorriso con la telecamera. Sì, certo, intendiamo continuare con le nostre esplorazioni. Fantastico, Capperemo. Grazie per aver messo a disposizione parte del suo prezioso tempo. Speriamo di poterle intervistare ancora in occasione di nuove scoperte. Ok, ragazzuoli. Wow, è stata la mia prima apparizione in TV, che emozione. Oh, Righi, stai proprio bene. Abbiamo fatto una scoperta sensazionale nel corso dell'ultima esplorazione nei fondali marini. Abbiamo trovato una grotta sommersa sul percorso 128. Crediamo ci viva un Pokémon che si pensava estinto ormai da tempo. Il Capperemo, suppongo. Noi di Team Idro prenderemo il controllo del suo sottomarino. Protestare è inutile, ci aspettiamo la sua più totale collaborazione. Il Team Idro è capace di grandi cose. Dov'è il Team Idro? Dov'è? Sembrava qualcuno che parlava al megafono. Da dove veniva? Veniva dallo scalo. Il sottomarino. Stanno cercando di impozzarsene. Rivieni con me. Oh no, cazzo, ragazzi. Cosa ancora tu? Ivan, ti faccio il culetto. Ammetto che riuscire a seguirci fino a qui non è una cosa da poco. Ma ora nessuno può fermarci. Nessuno. Hai intenzione di seguirci fino al nostro rifugio di Porto Alghepoli? Ah ah ah. Certo, ragazzuoli. Perché il Team Idro mi ha rubato il sottomarino Explorer 1? Ma che è Internet Explorer? Non vorrà mica catturare il Pokémon sonnacchioso in fondo del mare. Anche se gli dici la caccia, non riuscirei senz'altro a spuntarla. Ok, ragazzi, dobbiamo andare. Ora dobbiamo andare a rifugio. Quindi, Charizardone. Ritorniamo qua a Porto. Mamma mia, ragazzuoli, comunque, mamma mia. Ok, andiamo. Velocissimi come la non so cosa, però come il leopardo. Ecco qua. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Stavo dicendo velocissimo come la giraffa, ma la giraffa ha il collo lungo, quindi non c'entra un cazzo, ragazzi. Andiamo. No, il Pokémon selvaggio. Ok, andiamo. Ed ecco qua. Ragazzuoli. Vieni qua, bastardino. Individuato, personaggio sospetto. Beh, direi. Era bello se si metteva la tuta del Team Idro, ragazzi. Se tipo rubava i vestiti alla gente. Era fighissimo. E uno si metteva lui come Team Idro, ragazzi. Penso che era fighissimo. Vai, fiera artigli intanto. Mamma mia, ragazzi, Regis, quanto sei forte. Attacco d'ala, penso non mi fa niente, ragazzi. Infatti, brutto colpo anche. Sto testa di cazzino, ragazzi. Ok, fiera artigli è andato KO, penso. Che l'hyper.
E ciao bello, e ciao bello. Perfetto. Ok, non c'è niente qui, ragazzi, quindi andiamo di qua. Vai. No, queste cose le odio, ragazzi. Destra, vai. Oh, Pokéball, che culo. Elisir Max. Buono, buono. Andiamo a sinistra, ragazzuoli. Ok. Qua c'è una pietra strana. La combattiamo con questa. Oh, ma là sopra ci sono due Pokéball, ragazzi. L'ho viste, l'ho viste, l'ho viste. Vai, facciamo Airfly questa, ragazzuoli. Proprio Airfly. Per artigli. Mamma mia, raga. Ma gli ho rotto il culo. Ma gli ho rotto il culo, ragazzi. Povero Wooper. Ma poi le recluta c'hanno dei Pokémon di merda, posso dirlo, ragazzi. Ok. Distrutta questa recluta femmina, ragazzuoli. Allora. Vediamo un po', visitiamo, visitiamo. Oh, qua c'è una cosa. Sì, zio Piero. Ok, questa mi rimanda qua. Sono stupido. Posso dirlo, sono stupido. Sì, ragazzi, ma che cos'è? Ma che what the fuck? What? Ma? Ragazzi, sto diventando stupido. Mi sa pure voi. Quattro Pokéball. No, ma erano i Pokémon, ragazzi. Hitmonchan. Spero che non siano tutte. Pensavo tutti e quattro i Pokémon. Pipita, ragazzi. Vediamo chi esce. Arbok. Vabbè che penso la squadra è perfetta. La Master Ball, signori. Che qui si trova la Master Ball, eh? Ma veramente, ragazzi? Minchia, la Master Ball qui? Ma lo sapete che io non me lo ricordavo? La Master Ball. Voi lo sapevate nei commenti, ragazzi? Ditemelo se lo sapevate della Master Ball. O sì, lotta in doppio. Della Master Ball, ragazzuoli. Allora, io attacco sempre uno, ragazzi. Facciamo attacco rapido, vediamo un po' se. No, Magivelo, zio Pera. Non gli faccio un cazzo ora. Non gli faccio un cazzo. Cheat. Cheat. Grande Registeel, troppo forte, signori. Oh, Blaziken è livello 35. Comunque Registeel posso dirlo che lo sto. Posso dire che lo sto usando tantissimo, ragazzi. Ma tantissimo. Buono shock, va bene. E dai. Ok, abbiamo fatto Whipping Bell. Ora uccidiamo questo Marip con onda Blaziken. E tutte e due ragazzuoli paralizzati da questo Marip. Incredibile. Però ora faranno una brutta fine. No, merda. Merda, 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 merda. Merda, 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 signori, merda. Ok, Feraltir, signor Registeel. Comunque Registeel, ragazzi, è veramente forte. Abbiamo fatto bene a mettere in squadra, ragazzuoli. Un altro Pokémon che sarà Gligar. Ok, dovrebbe già morire. No, dai, mi manca un pisellino. Guardate, un HP ci avrà. Due e un HP, ragazzi, penso. Registeel, va bene. Vai, attacco rapido di. No, ma c'ha pure lui attacco rapido, ragazzi. Vai, Blaziken. No, fallisce. Che cosa sta succedendo, ragazzi? Ok, perfetto. Registeel livello 37, signori. Forse sarà il primo che arriverà al 40, raga, eh. Forse sarà il primo. Non lo so, mi piace Registeel. C'ha una forza incredibile. Ma per ora. Ok, attenzione, stiamo andando avanti, ragazzuoli. Combattiamo con questo che sta facendo il giro giro tondo sul coglionazzo qua. Ah, mi sono stufato di aspettare. Ehi, mi devi pure una lotta. Oh sì, baby. Ok, ragazzi, abbiamo distrutto questo proprio. Io direi di vedere un attimo sto coso qua sotto. Ok, una Pokéball, signori. Oh, Minor Ball. Oh, Master Ball, Minor Ball. Un attimo si trova un'altra Master Ball, ragazzi. Mi sento male. Andiamo qua. Andiamo qua sopra.
non c'è niente, quindi tocca andare qua, ragazzuoli. Perfetto. Oh, siamo quasi arrivati, penso, signori. Ok, combattiamo questo al volo. Posso dire che con Registi, ragazzi, shotti tutti. Con quel ferartigli, ragazzi, shotta veramente tutti. O si lotta in doppio. Famola subito al volo. Ok, signori. Ok, poi. Attenzione. Sei già qui, ti ho sottovalutato. Facciamola finita. Sono una spanna al sopra delle reclute che hai incontrato finora. Veniamo subito al sodo. Ti batterò senza possibilità di appello. Ora vediamo un attimo che Pokémon ha questo signor recluta più forte del mondo. Ma chi è? Palan. Idrotenente. Mamma mia. Anorith, signore. Proprio il bomberissimo Anorith. Protezione, ok. Ma ragazzi, ma quante volte può usare? Ma io mi ricordavo soltanto due volte. Cioè, una volta può usare protezione, la seconda falliva per forza, ragazzi. Oh, merda. Allora, dobbiamo pensare una cosa. Forza antica. Ok. Forse possiamo fare un'altra forza antica o facciamo forza. Ragazzi, c'è la mossa forza antica e forza. Vai con forza. Vediamo se lo uccide. Ok, un'altra forza, ragazzi, lo uccide. Oddio, Anorith. Mi preoccupava però questo Anorith, perché poteva uccidermi i Registeel, ragazzi, sincero. Tropius. Ok, ha Pokémon interessanti comunque, ragazzuoli, eh. Per artigli, vai. Bello Tropius, ragazzi, non mi ricordavo così Tropius, lo sapete? Foglia magica? Super efficace? Mi sa me lo uccide, ragazzi, devo fare forza. Che forza mi sa lo uccide. No, porca troia, ragazzi, mi sa Registi muore. Oddio. Peraltigli. Forse vince, eh? No, ragazzi, non ci credo, è morto Registeel. Va bene, ora ci metterò, penso, Blaziken e faccio attacco rapido. No, cazzo, è vero. Mettiamo Venus ora, ragazzi. Blaziken è paralizzato, signori. Pistoni! Porca troia. Oddio, vai. No, Venus, ora no, devo cambiarti. Vai, Zapdos. Porca zozza, Venus era morto, meno se no, ragazzi. Pistoni. Ok, a lui Pestone non ne fa niente, beccata, ragazzi. Petropius dove... Ragazzi, se tentenna sempre non posso attaccarlo, zio Pera. Ok, meno male. È andato a fanciullo, ragazzuoli. Vai. Ok. Almeno Venusaur prende anche un po' di punti. Idrotenente, ragazzi, è andato a fanciullo. Mentre me la spassavo con te, il nostro capo ha finito i preparativi. Il nostro capo è già diretto verso una grotta in fondo al mare. Senti, se mi dagli la caccia, ti conviene cercare nel grande mare, oltre al Gepoli. Magari veramente di riuscire a trovarlo. Ok, andiamo, ragazzi. Andiamo, signori, andiamo. Allora, penso che dovremmo andare di qua, ragazzi, perché... Oddio, ragazzi, mi ricordo solo dei Pokémon. Ok, sì. Perché i Wolmer non ci stanno più. Quindi andiamo di qua, ragazzi. Lotta in doppio, mi sa. Sì, vai, fammola. Skippiamo tutte queste lotte, ragazzuoli. Ok, ragazzi, proseguiamo. Che palle. Ragazzi, ma come reggi Rock al 5? Ma è Magikarp, zio, però. Voglio dire di fare una cosa. Di mettere un bel repellente max. Ok. Andiamo. Che bella l'acqua, ragazzi. Io so che cos'è. Posso passare qui? Oh, qua sì, ma che ho fatto? Oh, che è sta roba? Niente. Sembrava un posto dove c'erano Pokéball, ragazzi, sinceramente. Una casa. Sì. Casa del cercatesori? Vai. Sono il sub cercatesori. Sono un tipo temerario che scandaglia gli abissi marini alla ricerca di tesori sui fondali. Non è un tesoro per me. Se trovi dei cocci come i cocci rossi, devi scambiarli con me. Cocci rossi. Mai trovati in vita mia, signore. Signore, signore.
Allora, Verdazzopoli, che cazzo siamo, ragazzi? Dove sono? Dove sono, ragazzi? Cos'è sta roba? C'è una palestra. Ok, ragazzi, ok. Allora, io direi di fermarci qua, ragazzi, siccome abbiamo fatto il rifugio. Ok, il rifugio idro, ragazzuoli. Ok. Allora. Ora, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, commentate e iscrivetevi. E al prossimo video. Ciao belli!